togliamo qualche altro intervento. Posso? Prego. Innanzitutto ringrazio Erika Di Martino perché è stata, noi abbiamo il tuo libro a casa. Quest'anno siamo stati costretti, ho torto collo, all'homeschooling. Il 15 di marzo abbiamo rinunciato, abbiamo comunicato alla scuola a malincuore che avremmo fatto ricorso a questa alternativa. Poiché la scuola, siamo stati sfortunati, preside probabilmente, e, anzi il dirigente, perché non ci siamo trovati bene. Abbiamo avuto dei disagi importanti, perché mio figlio è sfortunato, purtroppo appartiene a quel 5% della popolazione scolastica che non si trova a suo agio all'interno del mondo della scuola. È stato valutato, visto i disagi dell'anno scorso, quando abbiamo dovuto cambiare scuola da un centro di psicologi, eccetera, eccetera, abbiamo scoperto che purtroppo ha un quoziente intellettivo molto elevato e non si trova a suo agio all'interno del mondo della scuola. Purtroppo, non dire purtroppo. No, no, guarda, purtroppo, penso che se fosse stato diverso, in casa nostra avrebbe mantenuto la serenità che l'ha contraddistinta fino all'anno scorso. E per cui non è vero che la scuola ti viene incontro, la scuola normalmente ti viene incontro per menarti e per farti male, perché poi si nega l'eccezionalità, intesa non nell'accezione positiva, ma nell'eccezione di rarità di alcune individualità, e normalmente queste individualità vengono un po' emarginate. Ovviamente siete tutti educatori, anche io purtroppo lo sono, purtroppo lo dico perché spesso, spesso conoscere e saper leggere la realtà e quindi avere le carte per leggerla, per prevedere quello che succede dopo, non è proprio il massimo della vita. E lo so, e lo so, perché ti trovi a combattere in un mondo che comunque ti giudica, diciamo, con gli occhi che ha, quindi male, e, senza avere nessun'arma. Perché l'homeschooling non è per tutti, l'homeschooling normalmente ti rende povero perché richiede delle scelte molto forti e la scuola normalmente non ti aiuta. Noi abbiamo ritirato Filippo quest'anno, chiamava Filippo mio figlio, avrà 9 anni, con lo scopo di fargli fare il salto della quarta elementare, con l'idea soltanto questa di farlo uscire quanto prima possibile dal mondo della scuola elementare. Cioè il nostro scopo, del centro studi Forexi, che è un centro studi di eccellenza a Roma, di psicologia, di sostegno alla famiglia, anche di formazione, sono tutti formatori Erickson. L'unico scopo, l'unica idea che abbiamo è quella di tirar fuori Filippo dalla scuola, perché lì sta male. E secondo me non è giusto, insomma, non trovare una risposta da parte dello Stato che sia congruente a quelle che sono le necessità. Quello che dice Davide è sacrosanto. Davide è un vecchio amico, tra l'altro ci ha aiutato e sostenuto molto in questa scelta. Anche lei, Erika, perché il suo libro è stato molto, ci ha tirato su di morale, oltre a tutte le cose che abbiamo imparato, che è sempre utile. E quello che dici tu, Davide, è sacrosanto. Filippo è stato dentro una classe. Benissimo, perché devo dire la scuola dal suo punto di vista ci ha aiutato molto, perché Filippo ha recuperato l'autostima che aveva perso l'anno scorso, perché come sapete la radice del bullismo è proprio la differenza di potere che danno gli adulti di riferimento, e quindi Filippo era diventato oggetto di comportamenti inadeguati. La scuola normalmente nega questa eventualità quando ci va, perché all'elementare pare che il bullismo non esista. Sì, è una cosa che ti dicono naturalmente, al che sono stava una scuola, tra l'altro, privata, la scuola qui di San Giovanni Bosco, perché io credo fondamentalmente che la pedagogia di San Giovanni Bosco è molto simile a quella di Maria Montessori. Io sono laureato in economia all'UNIST, quindi non capisco niente di pedagogia, quindi il mio approccio è molto più pragmatico. Io mi sono studiato più che altro le linee guida del pensiero pedagogico del contemporaneo e non trovo grandi distanze tra i vari pedagogisti di riferimento.
sono arrivato a dire che per me quella scuola era una bestemmia contro lo Spirito Santo, da cattolico. A momenti moriva la suora, che non era un danno enorme. Mi andrò a confessare domani. No, io non ho trovato il segno dalla scuola. Per me la scuola non va bene. Il mio giudizio è negativo. E io faccio scuole, faccio asili nido, gestisco diversi asili nido sul territorio. È vero che le famiglie non sono in grado oggi di instaurare un rapporto positivo con i propri figli. Quello che dice lei è sacrosanto, si tende a sostituirsi. Noi però non l'abbiamo mai fatto. Per noi, se il figlio o la figlia non erano in grado di svolgere un compito, dovevano tornare dalla maestra. Però se poi la maestra non c'era, come fai? Che cosa gli dici a un figlio? Come lo sostieni? Come recuperi quella relazione che non c'è? Poi guardate, ieri abbiamo fatto un altro convegno molto bello. Mi colpiva una cosa, che il titolo di questo convegno, secondo me l'ha fatto al contrario. C'era scritto la relazione empatica negli approcci educativi. Secondo me non esiste nessun approccio educativo se non c'è una relazione affettiva sottostante. Non può esistere, è proprio una contraddizione in termini. Non può esserci nessuna relazione formativa se non c'è una relazione affettiva. Quello che diceva lei è sacrosanto. Io però faccio informazione agli adulti. Non ho mai avuto un rapporto che fosse uno a tanti. Anche con platee di 100 persone, all'Università di Cassino, ho tenuto dei corsi che ancora se vi ricordano, sono economia e imprese turistiche, quindi una materia avida, io conoscevo tutte le persone, perché non si può avere una relazione, non si può spiegare nemmeno, non si può dire nemmeno l'orario, l'ora a una persona se non la guardi negli occhi, se in qualche modo non gli vuoi bene in quel momento, non vuoi bene alla tua vita. Ecco, la scuola oggi non vuole bene alla vita dei nostri ragazzi, nella mia esperienza. Però purtroppo è la mia esperienza, sono stato sfortunato. Sì, io ancora oggi mi sento di perseguitare il nostro preside, la scuola di riferimento, perché io pensavo che l'esperienza di homeschooling potesse essere inserita in un percorso di salto di classe, quindi costruttiva, facciamo insieme, parliamo di questo bambino, parliamo delle sue esigenze, dove lo vogliamo mettere, in questa sezione piuttosto che quest'altra. Fatta l'opzione il 15 marzo, la scuola è sparita totalmente. Mi sento di perseguitare sto povero Cristo, perché ho capito, io purtroppo il 23, il 24, il 26 e il 27, tutte le mattine sarò lì nella loro segreteria, dopo che entrando, perché io ho bisogno che questo qui mi dica se va bene la letterina di richiesta degli esami di idoneità. Ho 4 giorni e dovrò tampinarlo perché al telefono non mi rispondono, non riesco a parlare con la preside, non riesco a parlare più con le maestre. Quello che c'era è bellissimo, fanno le gite, ci sentiamo con le mamme eccetera, ma Filippo non ci può più andare. Perché non ci può più andare? Perché ci stanno le assicurazioni, questo e quell'altro, e quindi Filippo è tagliato fuori da quella relazione, se non fosse altro che la fatica che facciamo noi per tenerlo dentro una relazione con altri bambini che dicono così. Guardate che comunque c'è una dicotomia tra quello che sono le esigenze del bambino e quella che è la proposta educativa della scuola attuale, almeno sul nostro territorio, perché io me le sono girate tutte, vi assicuro, già è stato difficile l'accesso alle scuole. Io ho trovato scuole buone per Filippo, avrei dovuto spendere 11.000 euro all'anno e sobbarcarmi un'ora di macchina, andavo con le macchine a tornare, abbiamo pensato pure di trasferirci a vivere da un'altra parte, ma non è giusto, non è proprio accettabile che non ci sia un'omogeneità. Lei parlava di buona scuola e cattiva scuola, ma quante sono le buone scuole? Noi stavamo in una scuola dove i bambini non potevano uscire fuori, e si può fare la ricreazione dentro una classe dove è passato tutta la giornata, hanno 8 anni? Secondo me è disumano. Per quanto tu voglia bene a quella cosa, non la puoi accettare, non la puoi pretendere, anche perché la pretesa è il contrario dell'amore, l'opposto.
non è l'odio il contrario dell'amore, l'odio è la stessa cosa, se poi guardiamo tutto, è la pretesa, il pretendere da uno uno sforzo che non è in grado di fare, significa ammazzarlo, cioè perderlo nella relazione. Comunque il mio era più uno sfogo, è anche un ringraziamento a Erika. No, no, è uno sfogo costruttivo, noi ce la stiamo facendo, ringraziando il Dio, Filippo è intelligente, ci sta dentro, il problema che sta avendo la persona che ho dovuto assumere e pagare, perché noi non ce ne possiamo occupare, perché io ho un'azienda da portare avanti, mia moglie ha dei lavori che è vero poteva mettersi in aspettativa, però poi non l'aspettavano. Non abbiamo voluto scegliere, abbiamo voluto optare per una cosa che non mi piace. Allora, il microfono non funziona più, però sì. Nel frattempo rispondo. Vabbè, avete sentito? Noi abbiamo sentito perfettamente, ma credo che anche voi sentiate altrettanto perfettamente. No, scusa, mi permetto di finire una cosa. La colpa non è di nessuno, no? Ma è di tutti proprio. Allora, è di tutti, proprio tutti. Lo scopo di questi incontri è proprio quello, ecco, facevo riferimento all'incontro di ieri che abbiamo avuto. Non funziona, però io possiamo pure avvicinare. Sì, ci possiamo avvicinare, ma poi non mi soffermerei troppo su questo, perché ecco, invece è importante non perdere questo tempo prezioso che abbiamo insieme. Lo scopo di questi nostri incontri è proprio quello di consentire una relazione che sia positiva tra le diverse istituzioni di riferimento e le famiglie, i cittadini, i singoli, perché l'istituzione è al servizio del cittadino e non il contrario. Quindi se da un lato abbiamo detto che tutti ruotano intorno ad un soggetto, allo stesso modo ecco, il modo di intendere l'istituzione, le diverse istituzioni, è esattamente questo. Poiché l'intervento era al netto dello sfogo, perché appunto lo sfogo poi è anche una suggestione, no? Si parla spesso con grande passione, poi anche lì etimologicamente tante cose si potrebbero dire, quando c'è una motivazione profonda rispetto a quello di cui si sta parlando, e tutti gli interlocutori che sono stati presenti in queste giornate intorno a questi tavoli hanno sempre condiviso questo entusiasmo, questa voglia di veramente metterci del proprio per porre sul piatto una serie di questioni e cercare di trovare insieme non la soluzione, nemmeno l'assoluzione, ma una diversa possibilità di intervento, proprio perché in realtà siamo tutti disuguali. Quello che dobbiamo promuovere sono per l'appunto le pari opportunità per tutti, ma io ripeto spesso, diciamo, una frase di Don Milani, tanto per insomma passare da fare parti uguali tra disuguali, significa poi di fatto non garantire l'uguaglianza. Lascio la risposta ai due relatori, diciamo, visto che sono stati chiamati direttamente in causa. Beh, io non ho una risposta, però quello che ci tengo a dire è quello che stai sperimentando, che stai vivendo rispetto anche per esempio agli esami. E questo è il primo anno in cui ci sono gli esami obbligatori, diciamo così, perché sono passati con la riforma della buona scuola e c'è grandissima confusione, c'è confusione da ambi i lati. E noi personalmente come network cerchiamo di dare informazioni giuste, ma vediamo che c'è veramente confusione. Infatti questo è importante proprio dirlo, perché magari anche a livello di ministero si possono dare delle indicazioni rispetto a come muoversi, perché il nostro caso non è l'unico. Dove manca poco, il 30 aprile, è la scadenza per la richiesta d'esame, anche questo dobbiamo richiedere un esame che ci è imposto, quindi è un po' bizzarro. E tante scuole non sanno come accogliere questi bambini, come muoversi, e sarebbe bello proprio che ci fosse questa collaborazione. Quello che diceva prima il dirigente scolastico, sarebbe veramente molto bello se ci fossero attività pomeridiane dove bambini educati a casa e bambini scolarizzati possano interagire, e anche il fatto che vostro figlio non può andare in gita, ecco lì sicuramente tutta la burocrazia, l'assicurazione, oramai non è più iscritto e quindi non si può fare più nulla, ecco magari quelle cose verrebbero meno.
continua a lanciare ponti, sicuramente è auspicabile che ci sia questa interazione, perché come gli Unschooler sono in società per tante cose, dall'apertura a conto in banca al come dirigersi in una zona piuttosto che in un'altra, potrebbero essere anche nella scuola con attività parascolastiche e scolastiche magari a creare progetti insieme. Intanto massimo rispetto per la sua esperienza. Lei ha sperimentato la scuola privata, la scuola pubblica e l'homeschooling, quindi sta girando tutto l'ordinamento, e quello che dispiace è che non c'è un'esperienza fino adesso che possa essere considerata, diciamo così, in linea con le aspettative legittime che un genitore deve poter riscontrare poi nella realtà per i propri figli. Detto questo, due cose, una più generica, teorica, una invece operativa, perché secondo me suo figlio ci potrebbe pure andare, visita di istruzione. Le scuole italiane sono scuole autonome, questo non piace per niente al Ministero, ma è una legge del 97. Non piace a certe forze, chiamiamole così, sociali, perché le scuole autonome sono scuole che non sono più sotto il controllo di un centro. E perché non devono essere troppo sotto il controllo di un centro? Perché l'esigenza del territorio in cui sta la scuola che deve conoscere e poter affrontare con gli strumenti adatti la scuola. Era quello il paradigma della standardizzazione che dal 97 si è cercato di superare. Non è facile, non ce l'abbiamo ancora fatta. Ora, io che farei se fossi il dirigente di una scuola che riceve all'inizio dell'anno la comunicazione preventiva, si chiama così, non è più il dover dimostrare di istruzione parentale. Io le chiederei di seguire il percorso, perché? Perché io non voglio arrivare al momento dell'esame di idoneità e non so su che cosa verterà questo esame. E non è che mi metterei lì a fare l'elenco degli argomenti, le chiederei, decidiamo dove arriviamo, poi sulla base di dove dobbiamo arrivare cerchiamo di costruire le fasi che stanno in mezzo, si fa così. Si fa così, aspetta. Allora, la scuola pubblica non è l'Eden, lo so benissimo, io ho due figli, tutti e due alla scuola pubblica, adesso uno sta al liceo, l'altro sta in terza media, e ho potuto insomma così osservare da fuori una gamma di esperienze che insomma sono tutte abbastanza diversificate. Non è l'Eden, ci si prova. Ora, questo è un problema, ho detto prima, la scuola buona è la scuola che fa diventare il problema un'opportunità. Perché la scuola senza problemi non esiste. Se vi vendono l'immagine di una scuola senza problemi è come se vi dicessero venite da questo medico perché vi guarisce, lontano chilometri proprio da un medico che dice una cosa di questo tipo. Perché non progettare un percorso dall'inizio dell'anno per cui ci contaminiamo, per cui suo figlio viene in visita di istruzione con la scuola? Il problema è l'assicurazione, 6 euro di assicurazione. Questo è. So, poi io gestisco scuole, lo so. Allora si tratta di impostare un paradigma diverso che si chiama scuola dell'autonomia, che è la scuola che dal punto di vista ordinamentale c'è in Italia. È come se io avessi da mangiare di fronte a me, ma non lo vedessi, e ho tanta fame, ma non lo vedo, e quindi non tocco nulla. È difficile, me ne rendo conto, è fatico, è frustrante soprattutto, però il caso suo. Adesso ci stanno registrando, do un'indicazione così, foglio di carta, scrive, consegna, si fa dare ricevuta, chiuso, questo dall'amministrazione, quando non c'è ascolto, si fa così. Ma infatti farò così? Senza arrabbiarsi. No, ma non mi arrabbio, no. La mia non no, è, no, no, non mi è, scusa, è una battuta, no, una battuta, perché dico senza arrabbiarsi? Perché lei in quel momento sta contribuendo a che ci si arrivi a quel punto, perché io la mia scuola da ragazzo me la ricordo e io preferisco questa, le assicuro. Io non è che ho fatto la scuola, guardi, ogni tanto c'è qualche... Me la ricordo, eh? Cioè la ricordiamo. Allora lei entrava in classe e c'aveva il docente sulla pedana. Perché stava sulla pedana? Diceva perché era autorevole. No, stava sulla pedana perché il principio didattico fondamentale è che io avevo la testa vuota e quindi lui dall'alto me la riempiva. Sto banalizzando, è il paradigma. Era il paradigma dell'insegnamento, quando quella signora aveva già parlato, ma pochi di quelli che realmente lavoravano a scuola quelle cose le avevano assimilate sul serio. Oggi abbiamo un paradigma
diverso che stiamo costruendo con molta, molta fatica, e anche il suo atteggiamento, secondo me, ci porta, è un sacrificio, mi rendo conto, però se nessuno si fosse sacrificato, beh, certo, la metto un po' così, la metto in positivo, però grazie di tutto quello che lei sta facendo. Questa è una domanda. Certo. Quanti professori, maestri, educatori lei ha incontrato nella sua carriera scolastica e non le volessero bene? Che non mi volessero bene? No, l'ho incontrato. Io non me ne ricordo uno. No, no, io l'ho incontrato. Io ho incontrato un maestro all'elementare che, ai tempi nostri, un maestro era cosa rara. Anche all'università non me ne ricordo uno che mi volesse bene, che non mi rispettasse come persona. No, le dico la verità, io ho un'esperienza diversa dalla sua, mi è capitato. Però devo dire... Tutte scuole private. No, io no, però vedi, non fa tanta differenza. Cioè, c'è la scuola buona e la scuola cattiva dappertutto, dappertutto. Il punto è, come diceva giustamente la dottoressa De Santis, non fare in modo, al contrario, che tutti abbiano le opportunità che gli spettano. Perché ci sono tante realtà di cui non si parla, in cui la scuola è ancora considerata dai genitori un'occasione di promozione sociale. Ed è fondamentale, adesso lo dico, io ho lavorato negli ultimi 5 anni in un quartiere che se uno dice addio, ma lavori lì, mamma, ma come fai? Ma è pericoloso, quante volte ti hanno distrutto la macchina? Una volta sotto casa a San Giovanni, mai a Tor Bella Monaca, dove ho lavorato 5 anni, 6 anni, mai. Genitori mi danno. Stava la mano, giusto? Sì. Basta ancora? No. Genitori con cui si discuteva in modo molto molto vivace ogni tanto, ma poi il genitore ti diceva no, ma io voglio investire sul viaggio di istruzione, perché? Perché è l'unica opportunità che avrà mio figlio per andare in Inghilterra. Allora, è questo il senso della scuola, poi ci metta l'aggettivo che vuole vicino, è influente, dare opportunità a chi ha diritto a questa opportunità, tutto qua. Quindi io la ringrazio per, diciamo, il percorso che sta facendo e mi auguro, veramente auspico, che possa portare a un miglioramento nei rapporti, però io qui insisto, i genitori devono essere un po' invadenti in questo senso. E intanto il muro lo trovate, sicuro, ma lo trovate per una ragione molto semplice, perché siete pochi e quindi statistiche. Stiamo crescendo. Benissimo, siete pochi significa sostanzialmente che non vi conoscono nemmeno. Io quando ogni anno, no, questa è una mia perversione, quando arriva la circolare delle iscrizioni, me la leggo tutta perché c'è tutto l'ordinamento scolastico in qualche anno. E quest'anno ho letto 3 parti che parlavano dell'istruzione parentale in maniera un po' diversa rispetto al solito, dove c'era appunto il riferimento all'esame. Allora, benissimo, ragazzi, devono fare l'esame, stanno nell'ordinamento. Bene, quindi sono riconosciuti, esistono. Partiamo da qua, no? Quando l'ordinamento mi chiede l'assolvimento di un dovere, vuol dire che mi sta riconoscendo. Allora anche tu mi riconosci solo quando c'è il dovere. Tutto qua. Infatti diciamo che il nostro punto di partenza, ed è il motivo per il quale, a conclusione, se non ci sono altri interventi di questo seminario odierno, abbiamo deciso proprio di inserire questa tematica all'interno della settimana della scuola pubblica, è proprio questo, cioè il riconoscimento tra le tante opportunità che esistono di questo al pari di altri. Ora, il nostro scopo, ripeto, come amministrazione locale, è proprio quello di cercare di favorire, nell'ottica della prossimità, dei tavoli interistituzionali, intersoggettivi, in cui le diverse parti in causa, non parti contrapposte, ma proprio parti in causa, riescano a trovare degli spazi per poter dialogare. Qui abbiamo anche alcuni consiglieri, in modo particolare abbiamo il presidente della commissione municipale scuola. Il consiglio municipale non ha un'autonomia, ecco, a proposito, l'autonomia scolastica è costituzionalmente garantita, quindi diciamo che è proprio il massimo da questo punto di vista del riconoscimento. Il nostro consiglio municipale ha chiaramente delle competenze molto molto marginali anche all'interno dell'amministrazione comunale, però in un'ottica di sussidiarietà cerca di avvicinare i diversi centri, perché poi in realtà parlare di periferie e di centro è assurdo in una città come Roma, in cui davvero abbiamo diversi centri, accanto ai decisori di più alto livello, ripeto, sempre in un'ottica di sussidiarietà. Allora, questi tavoli
servono proprio a questo, a promuovere delle occasioni di incontro. Ben diceva la dottoressa Di Martino, a gettare dei ponti. A gettare dei ponti, perché questo insomma rappresenta proprio una delle etimologie di una parola. Ecco, io dono sempre lì al significato delle parole, perché le parole sono importanti. Ora io non vorrei neanche sembrare morettiana in questo, però le parole sono importanti. Se parli bene, pensi bene, se parli male, pensi male. E allora ritorniamo un po', una delle etimologie della parola ponto, no? Che poi, no? Greco, mare, ecco, è proprio quella di un elemento di collegamento. Noi nel mare vediamo una divisione, laddove invece nel mare, in un posto come la Grecia, dove c'erano una marea di isole e isolette, il mare era quello che consentiva di gettare dei ponti. E allora costruiamoli un po' questi ponti. Il dialogo spesso è difficile, sicuramente è sempre faticoso, perché abbiamo degli strumenti, dei punti di partenza, delle posizioni, dei punti di vista proprio, quindi delle focalizzazioni differenti. Io stessa in questo ruolo, temporaneamente, no, mi sto occupando di ricoprire un ruolo da cittadina all'interno delle istituzioni, però del resto politica etimologicamente significa questo, significa essere cittadino, e quindi esercito questo mio diritto di cittadinanza a cui corrisponde sempre un dovere e un obbligo. Ecco, quello che sto vedendo che molto spesso, pur non avendo io magari una parte precostituita, vengo attaccata da una parte e dall'altra, perché si presume che ci siano poi delle posizioni o ideologiche o partitiche o di interesse o interessi da difendere. Qui l'unico interesse da difendere è il bene comune di tutti, di tutte, di ognuno, soprattutto di chi ancora non può esercitare da solo i suoi diritti di cittadinanza, e cioè i minori, che non avendo ancora la capacità di agire devono passare attraverso gli adulti di riferimento. E allora come adulti di riferimento abbiamo la responsabilità, non parlo di colpe, ma di responsabilità sicuramente sì, di dover impegnarci per trovare per l'appunto delle risposte che siano via via adeguate a quelle che sono anche le esigenze di un singolo. Grazie davvero per l'attenzione e alla prossima.